Mi chiamo Mia, e la mia relazione con i capelli è un viaggio infinito di cambiamenti. Non riesco mai a stare soddisfatta a lungo con un solo stile o colore. È come se ogni nuovo taglio o sfumatura portasse con sé la promessa di una versione migliore di me stessa. Inizio con un taglio audace, sperando che i capelli corti mi facciano sentire più audace e libera. Ma dopo un po', l'entusiasmo svanisce e la voglia di qualcosa di diverso prende il sopravvento. Così, mi ritrovo a guardare i cataloghi di colori dei capelli con la stessa intensità di uno studioso davanti a un antico manoscritto. Poi ci sono quei giorni in cui il desiderio di lunghezza diventa irresistibile. Immagino i miei capelli fluire leggeri e liberi lungo la schiena, e subito mi ritrovo in salone, chiedendo di aggiungere qualche centimetro. Ma, naturalmente, anche questo non è mai abbastanza. È come se la mia felicità fosse legata inesorabilmente al prossimo cambiamento nei miei capelli. Eppure, mentre sperimento, con colori audaci e tagli eccentrici, sto imparando che c'è molto di più in me di quanto non rifletta il mio riflesso nello specchio. Ogni capello tagliato o tinteggiato è un passo verso la scoperta di chi sono davvero. Ma forse, proprio forse, la mia vera bellezza non risiede nei riccioli perfetti o nella lunghezza ideale, bensì nella sicurezza di abbracciare chi sono in questo momento. Ed è un viaggio di autenticità che sto solo iniziando a intraprendere.